Lorenzo ha detto che è stato colpito dal fuoco amico, che esisteva un argine al populismo e quest'argine è stato buttato giù. È stato così? Guardi, la discussione tra di noi in questi termini nominalistica è parte del problema che ha logorato il Partito Democratico. Parla un enclave che ci ha isolato dal rapporto con le persone. Noi dobbiamo ricostruire una comunità nella quale innanzitutto nel dibattito si parli, ovviamente, ma soprattutto ci si ascolti, e per questo io non cederò mai a tentazioni di provocazioni. Ovviamente io mi candido per voltare pagine e per aprire una fase nuova nella quale io mi auguro chi vuol dare un contributo lo possa dare in piena libertà. Ma non dobbiamo... Non ho capito se Renzi è tornato in campo, perché io non ho capito. Ma questa è una cosa che interessa molto voi, diciamo. Ma Matteo Renzi è un protagonista della vita politica italiana e ha tutto il diritto di dire quello che pensa, come ce l'ho io. Si è aperta però nei confronti del Paese una competizione su quello che vogliamo fare, e io farò di tutto per difendere l'autonomia di questa comunità che vuole tornare a costruire un'identità non sui nomi, ma sul perché abbiamo perso, sul tema del lavoro, sul tema della differenza di genere, sul tema dello studio, sul tema dell'università, sul tema della ricerca, sul tema della scienza, ad esempio. Quindi corre io credo... anche se si candida Del Rio, che è l'uomo indicato da Renzi, pare. Ma perché non dovrei? No, glielo chiedo. Ma perché non dovrei? No, e lo chiedo io a lei, perché uno non si dovrebbe candidare? Io ho detto mi candida a prescindere da chi si candida. Non è, ma questa appunto è una di quelle discussioni da enclave che non c'entrano nulla con la natura dell'uomo.